Ciao ragazzi, avete appena comprato la vostra prima bici, la vostra prima mountain bike o gravel e non sapete dove andare dentro Roma lontani dal traffico? O siete alle prime armi? Adesso vi mostriamo noi dove andare. Allora, ci troviamo all'altezza di Ponte Tazio, angolo via Nomentana, e da qua parte il nostro sentiero. Stiamo esattamente andando lungo il lato sinistro dell'Aniene. Scendiamo sotto con molta calma. Allora, il nostro sentiero parte da Ponte Nomentano. Vi lascerò comunque in descrizione tutte quante le posizioni su Google Maps. Quindi partiamo da Ponte Nomentano, uno dei tre ponti più importanti di Roma e più storici, fondato tra il primo e il secondo secolo avanti Cristo e ristrutturato verso l'ottavo secolo e fortificato. Se avete bisogno di far rifornimento di acqua, qua sulla sinistra a 10 metri c'è l'ultima fontanella che troveremo lungo il percorso. E qui a destra al cancello si entra. E da qui parte il nostro giro. Da qua percorreremo tutto il sentiero che costeggia al lato sinistro dell'Aniene. Questo trail si snoda sul lato sinistro dell'Aniene, del fiume Aniene. Come vedete è totalmente sterrato, totalmente in pianura, quindi adatto a qualsiasi mezzo, mountain bike o gravel che sia, è adatto a chiunque abbia appena comprato una bicicletta o chi ha le prime armi, perché è un sentiero estremamente facile, in pianura, quindi difficoltà zero, e corre lungo il fiume Aniene per circa 6 km andata e 6 km ritorno. Parte da Ponte Nomentano e arriva ad incrociare la Tiburtina. Il trail è tutto così come vedete, sterrato, battuto. Ovviamente il periodo migliore per farlo è tra la primavera e l'autunno, dopodiché per via delle piogge tende a diventare un pantano, quindi d'inverno non ve lo consiglio, o quando ha piovuto tanto. Questi giorni c'è stata una bomba d'acqua e quindi potremmo beccare delle pozze, però nulla di preoccupante. Questo tratto lo potete fare appena avete acquistato una bici nuova o comunque siete alle prime armi. È un ottimo sentiero per chi vuol stare lontano dal traffico romano e comunque essere immersi nella natura, con a fianco il fiume Aniene. Ogni tanto vi accelererò il video per non annoiarvi, visto che è tutto uguale. Difficoltà tecniche nessuna. È una piacevole passeggiata adatta a chiunque. Il sentiero porta da Ponte Nomentano sulla Nomentana e incrocia con via Tiburtina tra Ponte Mammolo e Re Bibbia. Vi lascio il capitolo in descrizione in modo da poterlo affrontare sia da una parte che dall'altra. Vi lascio il capitolo. Questa è l'unica salitella che troverete lungo il percorso. Sono circa 10-20 metri di dislivello, quindi è prettamente in pianura. Se avete dubbi non esitate a lasciarceli in descrizione. Ma purtroppo d'inverno diventa una palude, quindi ve lo sconsiglio d'inverno o dopo abbondanti piogge. Qualche pozza, ma fa parte del gioco se state in mountain bike o in gravel. Il sentiero è condiviso anche da escursionisti, gente a spasso con il cane o altri ciclisti. Fresco, rilassante, lontano dal traffico. Stiamo costeggiando, meno male, la tangenziale che porta da via Nomentana a via Tiburtina.
Sulla nostra destra potete sentire lo scorrere del fiume Aniene. La temperatura è piacevole, perché è comunque un posto anche fresco d'estate volendo. Non ci sono molti posti così coperti da vegetazione da percorrere anche in estate col caldo, perché è comunque abbastanza riparato, come vedete. Il periodo perfetto per fare questo sentiero è in primavera, perché è abbastanza compatto il terreno e scorrevole, quindi adatto veramente a tutti. Difficoltà zero. Altro piccolo strappetto. Piccola discesina, prudenza, freni in mano, scegliete la traiettoria più pulita, ma con estrema prudenza si fa. Altro strappettino alla fine e si prosegue. Il sentiero è di circa 6 km a tratta, quindi in 30-50 minuti si possono fare tranquillamente. L'atmosfera è molto 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 piacevole e rilassata. Almeno riuscite a staccare un pochino il cervello per qualche minuto. È tra le più semplici che vi possiamo illustrare qua in zona. Soprattutto se non avete visto gli altri video, gli altri trail guide che abbiamo fatto d'osso, vi invito a guardare la playlist sotto in descrizione, in modo da scoprire altri sentieri romani a molti sconosciuti. Sempre dritti. Ce l'avete chiesto in tanti dopo il video della ciclabile lungo l'Aniene, ma quella è una ciclabile totalmente asfaltata. Ve la lascio comunque qui in alto o sotto in descrizione, se volete vedere da dove inizia veramente questo sentiero. C'è una variante: o andiamo dritti o costeggiamo l'altro lato sulla destra. E l'Aniene alla vostra destra. In questo posto d'estate, d'inverno, si creano delle pozze enormi, quindi ve lo sconsiglio, o lo consiglio a chi comunque è abituato a pedalare nel fango.
qua d'inverno si creano degli acquitrini, quindi ve lo sconsiglio dopo abbondanti piogge, che si creano delle vere e proprie risaie. Come vedete, nonostante la stiamo facendo in e-bike per motivi tecnici, il sentiero è veramente adatto a tutti. Difficoltà zero, dislivello zero. È una gran bella passeggiata, molto piacevole. La traccia ve la lascio sotto in descrizione, anche perché è adatta veramente a tutti, famiglie, bambini, neofiti. Mantenete sempre la destra, così da mantenere il sentiero e la Questo è un grosso prato dove ci si può fermare a giocare a pallone. Molto spesso troviamo qualcuno che gioca addirittura a cricket o organizza barbecue, legali o illegali che siano, sinceramente non lo sappiamo. Siamo quasi arrivati alla fine. Questo è un ottimo punto dove fare una pausa o ritirare un pochino il fiato per poi ritornare indietro dalla stessa. Diciamo che qua abbiamo finito, però vi voglio mostrare dove sbuca. Qui teniamo la destra, ve la indico comunque sotto con un'indicazione, un'infografica verde, perché da qua, se andiamo dritti, risbuchiamo esattamente sul cavalcavia della Tiburtina. Dopodiché è possibile proseguire la traccia, ecco qua, è possibile seguire la traccia nel caso in cui si volesse fare il grab, il grande raccordo anulare bici. L'abbiamo già fatto altre volte, le trovate qualche video sul canale. E comunque lo rifaremo aggiornato a breve. Se volete il video sul grab, lasciate un like e scrivete grab nei commenti. E questa non è altro che la rampa di via Tiburtina. Cancelletto. E da qui, se torniamo indietro, sulla destra, ci ritroveremo su via Tiburtina. Se questo video vi è stato utile, lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate qualche commento in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!